Franco Migliacci, all'anagrafe Francesco, 80 anni il prossimo 28 ottobre, paroliere, produttore discografico, attore, editore musicale e talent scout. Queste le attribuzioni che gli conferisce Wikipedia e da poche ore cittadino onorario a Passignano sul Trasimeno. Antonella Marietti. Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona. La musica indimenticabile e le parole eterne ormai hanno ritrovato il loro posto, tutto in una notte, l'estate, la luna, il lago, le luci sull'acqua, come in quell'estate del 1964, come in quella notte Franco Migliacci, il maestro, l'autore di brani che hanno fatto cantare l'Italia, è tornato sul luogo che ispirò la sua rotonda sul mare. Era rotonda questa, adesso è quadrata. Ma non vuol dire, si vede c'è un genius loci proprio che mi contatta, è come rivedere un vecchio amico. E si ricorda bene anche le parole che le vennero in mente proprio quella sera? Certo, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. E a Passignano, sul lido sbeccato, ma già nella storia, a salutare Migliacci in tanti, invitati dal sindaco che ha conferito al maestro la cittadinanza onoraria. Il maestro ha ringraziato e commosso si è messo a raccontare di sé, dei suoi inizi, di una carriera svoltata grazie alla canzone italiana più famosa al mondo, Volare. Fuori dal lido intanto la notte bianca di Passignano sul Trasimeno, fino a tardissimo, strade chiuse al traffico e aperte alla musica in ogni angolo e di ogni genere, dal jazz al pop al funky. C'è posto per tutto, per lo shopping, per la buona tavola, per scoprire e riscoprire un posto sul lago che davvero continua ad averne di storie da raccontare.